A 7 giornate dalla fine della stagione regolare, con appena 3 lunghezze di vantaggio sulla zona play-out, diventa un imperativo voltare subito pagina e concentrarsi sulla prossima trasferta in terra campana. A caccia di quella decina di punti che mancano per centrare la salvezza matematica, il Messina tra 4 giorni a Portici deve provare a bissare il preziosissimo successo di San Cataldo con il Gela, che ha rappresentato un fondamentale strappo nella irta salita che conduce al raggiungimento dell'aritmetica permanenza in quarta serie. Buone notizie giungono dall'infermeria però per Dan Biagioni. Barbera, che aveva dovuto alzare bandiera bianca nella sta cittadina a causa di uno stiramento, è tornata ad allenarsi. Occorre non forzare, prematuro ipotizzare uno schieramento nell'11 base, ma i segnali lanciati dal millennial sono positivi quantomeno in ottica convocazione. Completamente rientrati i fastidi fisici di Zappalà e Sambigna, che ne avevano condizionato la settimana lavorativa. Sta bene anche Biondi, vittima di crampi nella parte finale del match con il Città di Messina. Non al top, ma non desta particolari patemi Ferrante. Anche a Portici, nonostante la diretta video streaming di Repubblica.it, in partnership con la Lega Nazionale Dilettanti, che questa settimana, su sollecitazione dell'ufficio comunicazione dell'ACR, ha scelto il match dello stadio San Ciro per l'abituale appuntamento domenicale con la telecronaca di una gara del torneo di Serie D, il consueto colorato drappello di supporter giallorossi sarà al seguito dei biancoscudati. Già attiva la prevendita dei tagliandi al prezzo di 10 euro nel consueto punto autorizzato legato al circuito postoriservato.it.